Ciao ragazzi, vi volevo proporre un bel lavoro che so che siete bravissimi a utilizzare i pennarelli o le matite colorate. Volevo affrontare un discorso sulla cromatologia, ovvero lo studio del colore. Noi sappiamo che esistono i tre colori primari, il rosso magenta, il giallo di cadmio e il blu ciano. E attraverso questi tre colori, sommandoli a coppia, creano i colori secondari. Per cui consideriamo, per esempio, il giallo mischiato con il rosso magenta, si forma praticamente l'arancione. Poi sommiamo il blu ciano con il giallo e ci fa creare il verde. E poi ci rimane il viola da creare. Come lo creiamo? Lo creiamo attraverso il blu ciano e il rosso magenta, quindi due colori freddi insieme. Questi tre colori, l'arancione, il viola e il verde, sono i tre colori secondari. Di questi tre colori secondari possiamo riconoscere l'arancione, un colore caldo, mentre il viola e il verde sono due colori freddi. Il mio lavoro consiste nel farvi realizzare in maniera molto semplice una bella tavola creata con dei cerchi di varie misure, piccole, medie, grandi, e se non avete il compasso potete benissimo ricalcare o degli scotch piccoli o degli scotch grandi o dei bicchieri, quello che avete, purché create dei bei cerchi all'interno dei quali utilizzate la tecnica o delle matite colorate o dei pennarelli e utilizzate i famosi colori caldi e freddi. I colori caldi sono coloro che ricordano ovviamente il fuoco, il sole, mentre i colori freddi ricordano l'acqua, ricordano il cielo, la luna e le piante, la vegetazione. Quindi possiamo considerare colori freddi che cosa? Quali? Praticamente i verdi di tutte le tonalità immaginabili, tutti i blu, tutti gli azzurri, tutti i viola, eccetera, eccetera. Consideriamo anche che molti colori caldi, tipo il rosso e il giallo, con l'aggiunta di bianco, quindi un colore freddo molto luminoso, può far diventare questi due colori caldi, li possono far diventare freddi. Quindi se voi nella scatola dei vostri colori avete il magenta, me lo mettete nell'insieme dei colori freddi, mentre se avete l'arancione lo mettete nei colori caldi. O anche l'ocra, per esempio. L'ocra è un giallo terroso che ricorda molto la terra del deserto. Questo è un colore caldo. Ora vi dovete divertire semplicemente a creare dei cerchi o dei punti e li colorate con questi colori. Colori caldi e colori freddi, alternati tra di loro. Vi ringrazio per l'ascolto e ci rivediamo per il prossimo video. Ciao ragazzi e buon lavoro!